fu vera svolta, ancora qualche ora e sapremo. Di certo il soffertissimo pari conquistato martedì scorso a Bari indica un cambio di tendenza. Difesa bassa, corsa e contropiede. Baroni, più scelta o più uno stato di necessità questo? No, devo dire che la partita mi piacerebbe prendere la prima parte, no? Perché la prima parte la squadra è stata in campo come noi volevamo. E una fase d'attesa fatta bene, compatti, sotto palla, però c'era anche la volontà e la determinazione di ripartire in maniera importante. No? In questo momento diciamo che il Pescara non può che badare al sodo. Assolutamente, mi piace questa affermazione. Dobbiamo badare al sodo, dobbiamo essere pratici, dobbiamo essere... perché quando si succede queste cose, no, ogni goccia ti bagna. Va bene, e quindi dobbiamo essere bravi a fare veramente, a essere attenti, concentrati, spietati. Ma la cosa principale è appunto l'atteggiamento, la capacità di aiutarsi, di soffrire, di andare duri sui contrasti. Questa è la cosa che in questo momento è la cosa più importante e che deve rimanere una linea guida. Se vogliamo anche sorprendente rispetto a quello che si è visto in precedenza. Sì, sì. Dunque proteggere la linea difensiva sì, ma migliorando la qualità del gioco, e questo il prossimo obiettivo di Marco Baroni, che deve rinunziare alla porta di Nielsen, problema agli adduttori, e sciogliere il nodo Menusciai, piuttosto affaticato dalle due partite giocate nel breve volgere di 3 giorni dopo la lunga assenza per infortunio. Pronto eventualmente Birkir Bjarnason, con Selasi confermato nel ruolo di mezzala sinistra, ma la novità sostanziale legata all'impiego di Salamon in cabina di regia. In difesa rientri di Aresti e Zampano, davanti stesso tridente di Bari, Politano, Melchiorri, Sowe. Indisponibili Caprari, Fiorillo e gli squalificati Pesoli e Grillo. Per contro Spezia, privo degli infortunati Catellani e Piccolo, 3-5-1-1 il sistema di gioco. Il tecnico croato Nenad Bjelica, ex Austria Vienna, opterà per l'utilizzo di Schiattarella tra le linee alle spalle di Giannetti, unica punta. Sulle fasce la spinta di Milos e migliore ex Giulianova. Senti, però in generale non è piaciuta la nuova versione di questo Pescara. Parlato di un Pescara catenacciaro. Posso in questo momento capire così che sicuramente non ci sia, no, da parte del tifo soddisfazione, però io credo sia io che la squadra abbiamo dato un segnale e dobbiamo solo riproporlo, dobbiamo solo su quella strada lì far vedere a tutti che comunque qui ci teniamo, stiamo lavorando e questa è la strada secondo me da percorrere.